L'ACRI è un'associazione che è molto maturata, molto matura, quindi ha tutte le capacità di gestire anche un confronto. Adesso non è che dobbiamo vivere in società in cui non ci si confronta, io credo che sia corretto che ci siano momenti anche di discussione. Naturalmente è quello che io credo, che c'è una fase di discussione che poi deve portare alle scelte, e poi nel momento successivo invece ci deve essere una coesione, che è sempre stato un elemento di grande forza. Quindi dal punto di vista di quello che posso intendere anche per le mie esperienze di tipo istituzionale, ci sono confronti elettorali, ma che poi una volta terminati portano ad una normalità. Io ho vissuto tutta la mia vita a Polteno, ho fatto il preside dove avevo tantissimi candidati insieme a me, lo stesso quando ho fatto il rettore, però poi io ho sempre fatto una vita estremamente equilibrata e di grande rispetto, molte volte anche persone che si erano candidate poi sono entrate nella mia squadra. Quindi io ho una visione che sono due momenti ben diversi, c'è un momento anche di confronto che vuol dire poi la sintesi, è certamente forse meglio dei punti di partenza, e poi invece c'è la fase successiva che deve essere invece più correlata alla vita del soggetto, che sia un'associazione come l'ACRI piuttosto che un'università. Quindi mi sembra che queste siano un po' anche le regole della democrazia, no? Io sono, l'ho detto tante volte, credo oggi, sono entrare sul merito delle persone, sulle loro competenze, sulle loro qualità. Gli ho dato anche un frame di riferimento, quello che io penso, naturalmente non credo che sia l'elemento di mente per tutti. Però io vorrei che questo territorio crescesse, che non sia il fatto che uno è nato a sud o al nord del Po, piuttosto che proviene da un'istituzione piuttosto che l'altra. Infatti i tre elementi di cui ho detto prima, che non ci deve essere conflitto di interessi, questo è fondamentale. Il secondo, ho detto che è necessario che questa persona abbia un sistema di relazioni, perché non si vive isolati, questo territorio ha bisogno di relazionarsi con gli altri. E il terzo, ho detto che un'esperienza istituzionale è fondamentale per gestire un sistema istituzionale come questo. Non è il patrimonio di qualcuno, ma è un sistema istituzionale, come tale deve essere trattato e deve essere governato.